Achille Rosa, uno dei volontari della fondazione Piero e Lucile Corti, questa fondazione Onlus. Di cosa si occupa la fondazione Corti? La fondazione si occupa di una cosa molto semplice: raccogliere fondi per il sostentamento del più grande ospedale caritatevole di tutta l'Africa centrale. Un ospedale che cura 300.000 persone all'anno, tutti gli anni, con 600 dipendenti che sono tutti ugandesi, dopo 50 anni di scuola, di formazione. Ancora oggi, tutt'oggi, ci sono 300 studenti in una scuola interna dell'ospedale. Oggi il Lachor Hospital è il più grande datore di lavoro dell'Uganda del Nord. Quindi il messaggio finale che vogliamo dare a Bergamo è che veramente questa grande opera è un motore di sviluppo di un paese, non è solo un grande ospedale. La scuola d'arte Andrea Fantoni di Bergamo è impegnata in questo, aiutare questa fondazione Onlus. Il preside della scuola d'arte Andrea Fantoni, Spreafico, ecco, un impegno che gli studenti hanno preso, ma è un messaggio forte vedere gli studenti al lavoro. Beh, chiaro, sì, è un'esperienza bellissima. È una cosa a cui tengo molto, perché sensibilizzare i ragazzi è una cosa fondamentale per la scuola. Non è solo una questione didattica, apprendere un mestiere, le tecniche pittoriche parlando della nostra scuola, ma è anche sensibilizzare gli studenti sul territorio e sugli aspetti umani. Che attività fanno gli studenti in questo momento? Ma adesso stanno decorando, praticamente facendo un trompe-l'œil di una vecchia capanna, o meglio un tukul, un vero tukul africano, e quindi stanno cercando di riprodurre e dare al visitatore la sensazione di essere in una vera capanna africana.